Buon pomeriggio, ben ritrovati in studio con Fatti Quotidiani, Voci a Confronto. La puntata di oggi siamo come sempre in diretta. La puntata di oggi è dedicata, potremmo dire, in via generale alla fase 3, a questa difficile, complessa fase della ripartenza. Però vogliamo affrontare un aspetto particolare di questa ripartenza che ha qualche ritardo. A qualche ritardo, per esempio, la riapertura degli uffici postali, una problematica denunciata da tanti cittadini, da tante segnalazioni che ci sono arrivate in relazione, che riguarda macchie di leopardo, diversi centri del Salento. Ne vogliamo parlare questo pomeriggio con due sindaci, col sindaco di Francovilla Fontana, Antonello Denuzzo, che è in collegamento con noi. Buon pomeriggio, sindaco. Buon pomeriggio ai telespettatori, grazie per l'invito. Assolutamente grazie a lei, sindaco, e poi un altro sindaco, un altro primo cittadino, Giovanni Barletta, sindaco di Villa Castelli. Io vorrei partire proprio da Giovanni Barletta, che ringrazio anche lui per essere qui, perché Barletta, come ci ha abituato con tanti videomessaggi durante il periodo del lockdown, informando la cittadinanza e anche intrattenendoci, perché lui è sicuramente bravo, è un mattatore. Allora si conferma un mattatore perché Barletta è in esterna, come si dice in gergo, e ci spiega lui, insomma, dove si trova. Chiaramente ricordiamo che a Villa Castelli, fino a qualche minuto fa, l'ufficio postale di Villa Castelli risultava chiuso, almeno nel pomeriggio. Allora, sindaco, dove si trova? Ci spieghi un po' qual è la situazione. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Io mi trovo manco a farlo apposta all'ufficio postale qui di Villa Castelli, che era chiuso. Manco a farlo apposta, Manco a ovviamente. farlo apposta, ecco, la parola stessa. Intanto vi ringrazio per questa opportunità. Non solo avevo mosso il mondo per far sì che, di rimuovere questa ingiustizia, perché era un servizio fondamentale, anche perché gli uffici postali, non avendo casi Covid ormai da diverso tempo, non se ne capivano le ragioni di queste chiusure. Avevo interpellato la sezione provinciale, sono stato a Roma, ringrazio il co-direttore nazionale, dottore Giuseppe Lanzo, insieme a lui, dottore Maddaloni e tutte le persone referenti dell'ufficio postale centrale che ci hanno dato una mano affinché questa ingiustizia venisse tolta, non soltanto per il comune di Villa Castelli, ma anche per gli altri comuni, come il collega che saluto, il collega Denuzzo. Abbiamo fatto in modo che partendo da Villa Castelli sia partita da questa amministrazione comunale, da me sindaco, questa spinta a far riaprire l'ufficio postale. Ma Perché ben sapete che gli uffici postali sono fondamentali. Sindaco, ma quando apre questo ufficio postale? Che è Ma è lungo, già guarda. aperto da oggi, sta aperto. Vediamo, allora, testimoniamo con le immagini del reporter, in questo caso, L'ufficio il sindaco postale Giovanni Berletta. aperto il pomeriggio, sono le ore 15:30. L'ufficio postale, come vedete, è aperto. È una soddisfazione di tutti, del territorio, delle periferie, anche della stessa Francavilla, qualche altro comune. Quindi io devo ringraziare gli uffici postali per la sensibilità e che hanno accolto la richiesta di questa amministrazione comunale, ma delle tante poi cittadine che effettivamente avevano bisogno di questo servizio. Io ringrazio le TV che sono fondamentali per questi territori, perché grazie a voi, grazie a chi fa informazione, ci date la possibilità con forza di poter ottenere dei risultati. E Sindaco, ma questa è lei. la dimostrazione che se ci si crede nelle cose si ottengono risultati. Sindaco, ma lei, le dirò di più, lei è assunto assolutamente, perché la sua abilità comunque nel fare televisione verità, come abbiamo visto in questo caso, abbiamo visto proprio l'ufficio di Villa Castelli, senza alcun supporto, dobbiamo dirlo, tecnico da parte nostra, che non sia ovviamente quello della regia. Il sindaco ci ha mostrato esattamente la riapertura dell'ufficio postale di Villa Castelli. Ritorniamo subito da Barletta, però andiamo anche ovviamente dal sindaco di Francavilla Fontana. Antonello Denuzzo, cosa è accaduto a Francavilla Fontana? Francavilla Fontana, l'ufficio postale centrale, anche durante il periodo di lockdown, vado chiaramente a memoria, ma ha continuato a lavorare e, seppur con le limitazioni, ha continuato a garantire il servizio. Ora, Francavilla è chiaramente un centro piuttosto grande, quasi 40.000 abitanti, e oltre all'ufficio postale centrale ci sono anche le succursali che vanno poi a coprire in maniera diversa le zone
periferiche. Ecco, il problema a Francavilla Fontana era proprio quello delle succursali degli uffici postali. Allora, Sindaco, io non penso che lei sia in un ufficio postale, ma mi pare di intravedere il suo studio solito con cui facciamo i collegamenti. Ci spiego qual è la situazione, anche perché a Francavilla c'era stata anche un po' di polemica politica, diciamo così, da parte della consigliera comunale provinciale della Lega Adriana Balesta, che aveva chiesto con forza insieme al collega d'opposizione Luigi Galliano la riapertura delle succursali. Qual è la situazione? Sì, per prima cosa mi permetto di salutare anch'io, di ricambiare i saluti del collega Giovanni Valletti, forse oggi è anche il suo onomastico, per cui al saluto istituzionale aggiungo gli auguri appunto per questa ricorrenza. Ciao Giovanni. Grazie, grazie. Ciao. Ci sentiamo presto e forte, ma parliamo di uffici postali, chiaramente, Sindaco. Ripeto la domanda per chi chiaramente avesse problemi, magari poi ricollegare le cose. Qual è la situazione a Francavilla? L'ufficio postale centrale era aperto, rimane aperto, le succursali. Cosa cambia, cosa è cambiato? Stanno riaprendo progressivamente. Io ho ascoltato l'intervento del collega Barletta e credo di avere avuto un'interlocuzione con le stesse persone di Poste Italiane, con gli stessi referenti di Poste Italiane che mi hanno riferito appunto di una apertura progressiva di uffici a distanza potenzialmente di 2 settimane, 15 giorni uno dall'altro. Per cui, come hai detto bene Michele, nel periodo del lockdown a Francavilla è rimasto aperto l'ufficio centrale, ma è rimasto aperto anche l'altro ufficio, quello di Via Lega. In questo momento è aperto e a partire dal 29 giugno non c'è data, non c'è indicata la Poste Italiane per certa la riapertura dell'altro ufficio, che pure è importante perché intercetta un grande afflusso di utenti, di via San Francesco d'Assisi. Questa e poi riaprirà a distanza, lo ripeto, per quanto mi è stato riferito, di 15 giorni anche l'altro ufficio, quello di via Cesare Battisti. Non c'è in questo momento una data precisa che io possa comunicare ai telespettatori e ancora più in particolare ai miei concittadini, però sono decisioni sulle quali diciamo abbiamo avuto una scarsa incidenza, sono decisioni che competono all'amministrazione centrale di Poste Italiane, che riapre quando, mi è stato detto, si accerta che tutte le linee guida interne a Poste Italiane sono state rispettate in ciascun tanto, ufficio. Tanto per capire, per quale motivo un ufficio apre e l'altro no? Sarà stata data una spiegazione, perché poi diventa chiaramente difficile andare a spiegare, immagino pure ai cittadini, ma anche ai telespettatori, per quale motivo l'ufficio tot in quel paese possa riaprire e nell'altro invece no, a fronte comunque di una curva di contagio, una situazione che riguarda chiaramente il contagio che possiamo definire al momento rassicurante, senza abbassare la guardia. Qual è la motivazione? Perché ci sono uffici che riaprono e altri che invece restano chiusi? Ma questa è una domanda alla quale io... Sei rivolto a me, Michele? Sì, sì, ci siamo. Sì, no, cioè è una domanda alla quale posso provare a rispondere, però è una domanda che andrebbe rivolta, diciamo, direttamente a Poste Italiane. Io immagino che nel caso di Francavilla la continuità del servizio dell'ufficio centrale di Poste Italiane, sia stata determinata dalla grandissima affluenza. Lo stesso vale anche per l'ufficio di Viale Lilla. Poi le altre succursali sono rimaste chiuse come in qualunque altro posto del circondario, però ripeto, la buona notizia, e ho sollecitato la riapertura e sono stato poi confortato, mi sono accertato anche nelle ultime ore che la riapertura avverrà, la buona notizia è che stiano riaprendo. Si stanno, diciamo, allestendo gli uffici per rispettare le normative anti-Covid. Chiarissimo, chiarissimo. Torniamo a Villa Castelli con il sindaco Barletta. Sindaco, le faccio una domanda. Come si può vivere in un paese dove l'ufficio postale è chiuso? Come avete vissuto lì a Villa Castelli in questi giorni? Ma questa situazione è intollerabile, anche perché vi erano delle scadenze di alcune tasse come l'IMU, la gente era costretta ad alzarsi la mattina alle 6 per fare delle file ingiuste e ripeto, non se ne capivano le motivazioni. Ecco perché l'insistenza, la caparbietà che abbiamo avuto, anche, ripeto, andando fino a Roma personalmente a discutere di persona per accelerare questi iter di riapertura. Finalmente oggi, e ringrazio il collega De Rosso di Francavilla Fontana per gli auguri, sarà un regalo di San Giovanni, è stato il regalo di San Giovanni, ma comunque è un regalo che abbiamo dato alla comunità di Villa Castelli, che ingiustamente subiva questa situazione. Oggi finalmente è una vittoria per la comunità.
Sindaco, anche lei avrà chiesto chiaramente i perché di questa situazione, perché i disagi sono chiari, evidenti, li ha ricordati anche lei, ma perché l'ufficio era rimasto chiuso? Guardi, io credo che la situazione del Covid abbia degenerato tutte queste situazioni, facendo considerare la Puglia come zona rossa come le altre regioni. Era uno di questi, una di queste le motivazioni. Poi magari con le carte alla mano che ho inoltrato ho fatto comprendere che Villartelli, come pure credo Francavilla Fontana, da oltre 40 giorni senza casi, 50 giorni, siamo ormai fascia bianca, siamo ormai nella terza fase, non vi erano di questi problemi, anzi addirittura con tutte le riaperture non se ne capiva perché solo a questo punto l'ufficio postale non venisse poi riaperto. Pertanto hanno accolto favorevolmente queste nostre istanze. Perfetto, la situazione è chiarissima. Io ringrazio il sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta, ricordiamo oggi anche San Giovanni, ha avuto un regalo speciale, la riapertura dell'ufficio postale di Villa Castelli. Ringrazio anche il sindaco Antonello De Nuzzo, con cui abbiamo chiarito anche le varie riaperture delle succursali di Francavilla Fontana. Inutile ovviamente ricordarvi che da oggi potrete inviarvi raccomandate o cartoline d'auguri senza problemi, perché appunto tra Villa Castelli e Francavilla riprende la corrispondenza, ma ovviamente riprende in tutti i sensi proprio a Villa Castelli, dove abbiamo registrato la giusta e la bella soddisfazione del sindaco Barletta. Ringrazio i miei ospiti, ringrazio voi gentili telespettatori. Grazie, grazie Michele, grazie. Grazie a voi. Questo grazie Michele. Grazie mille sindaco, questo era Fatti Quotidiani, Voci a Confronto, l'abbiamo fatto anche oggi, lo faremo anche domani come sempre in diretta a partire dalle 15:30. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione e un buon proseguimento di giornata.